Ma io credo che sia stato detto molto, anche bene. Mi trovo avvantaggiato dalle parole di chi ha introdotto, dal saluto del sindaco Dottaglio, dall'incoraggiamento del sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, anche dalla valentissima sindaca di Torino di Sangro. E naturalmente l'intervento di Camillo, diciamo, è quasi una rappresentazione ortopedica di cui ha bisogno l'Abruzzo. Vedete, il titolo di questo convegno è molto esigente, ci convoca: le ragioni dell'Abruzzo e le ragioni di Ortona. Intanto, quando partì quella iniziativa editoriale sulle ragioni dell'Abruzzo, noi abbiamo inteso ricostruire la forza di questa comunità regionale e poi costruendo un rapporto funzionale tra l'ente potere Regione Abruzzo e la comunità regionale dove vivono le persone, le imprese, i territori. Sono due le regioni. C'è la regione con la R maiuscola, che è quella del potere verticale, dove Camillo svolge la sua funzione di rappresentanza in maniera apprezzata, e poi la regione R minuscola, dove vivono 1.320.000 abitanti, dove ci sono 129.000 imprese ad operare e dove percepiscono reddito, speriamo sempre in maniera più consistente, per adesso 498.000 abruzzesi, dove studiano 200.000 studenti, tra quelli universitari e quelli delle scuole elementari e medie, dove ci sono 61.000 invalidi civili e 60.000 operatori di volontariato, dove svolgono attività 305 municipalità, dove si producono qualcosa come 2.000 brevetti, tra brevetti di invenzioni industriali, dove si determina una raccolta di risparmio bancario pari a 29 miliardi di euro, e 28 miliardi di euro sono quelli collocati a favore di chi intraprende economicamente. Questa è la regione R minuscola dove c'è la vita dell'Abruzzo, la speranza, il progetto, i bisogni dell'Abruzzo, l'ambizione e anche il desiderio. E le ragioni, le motivazioni di questa regione Abruzzo, della vita dell'Abruzzo, dove risiedono? Risiedono prima di tutto nella grandezza del passato. Questa regione è stata una grande regione nel passato. Guardate, continuo a non parlare dell'interregione, di cui parlerò dopo, che ha un po' la forma di un obelisco. Il rapporto tra l'ente regione e la comunità della vita abruzzese è della stessa natura del rapporto che c'è tra un obelisco e la piazza. L'obelisco è il sito dove c'è il potere, la carta intestata, dove ci sono gli assessori, i dirigenti, dove c'è l'amministrazione. E io non mi candido per fare il presidente dell'amministrazione regionale, io mi candido per fare il presidente della comunità regionale. Bene, noi dobbiamo sapere che in Abruzzo, nei secoli passati, nei decenni lontani passati, nell'Abruzzo della vita comunitaria, c'è stata una straordinaria effervescenza. In Abruzzo si è concepito un pezzo importante dell'idea europeista, la Brigata Maiella. Non è soltanto, diciamo, serio folklore storiografico. La Brigata Maiella ha consentito un pezzo importante di riunificazione sentimentale e politica italiana e dentro di sé ha concepito anche un pezzo di europeismo giusto. Ha organizzato il valore della battaglia civile da parte dei singoli e delle collettività per liberare l'Italia. Questo è stato l'Abruzzo nei decenni lontani passati. L'Abruzzo di qualche paese lontano da qui, parlo di Montenero Domo, ha dato i natali a colui il quale ha concepito il superamento della dimensione del possesso e ha fatto sì che si arrivasse alla proprietà privata. Il feudalesimo è caduto con un calcio allo stomaco perché un abruzzese di Montenero Domo, Giuseppe De Tomasis, ha fatto sì che si capisse che il diritto doveva contemplare la proprietà. Nei decenni lontani, lontani passati, nel 1863, 64, 65, un abruzzese richiamato anche da Camillo, Silvio Spaventa, ha capito il valore delle ferrovie e da uomo di destra, della destra storica italiana,
amico di Cavour, Silvio Spaventa, ha concepito la Società Nazionale delle Ferrovie. Non era un concetto di destra la Società Nazionale Statuale delle Ferrovie, eppure lo ha fatto per fare prevalere la qualità della vita degli italiani, dell'Italia, dell'economia italiana, della cultura italiana e anche dell'Abruzzo. In questa regione, nei decenni lontani passati, si è condotta una battaglia per evitare che la sangrochimica uccidesse le bellezze che Dio ha voluto per noi, le pianure, le colline, le zone ad alto valore ambientale, le condizioni di accesso all'agricoltura di cui voi siete grande parte espressiva. E tutto questo nel passato. Quante ragioni pone sul tavolo sul presente, al presente? Ma è chiaro che evoca dei doveri al presente, anche dei diritti, ma dei doveri, diritti alla comunità e alla collettività, doveri alla classe dirigente, a quelli che stanno dentro quell'obelisco e che devono essere capaci di progetto, di pensare, di elaborazione, di programma, di farsi valutare e giudicare. Quali sono le ragioni dell'Abruzzo? Sono ragioni anche riferite ad accogliere Ortona, perché l'Abruzzo non si racconta più con una fotografia che rilevi la città capoluogo di provincia, Chieti, o quella vicina Pescara, o quella lontana L'Aquila, o quell'altra che sta su una dorsale di attacco alla forza dell'economia del nord che è Teramo. Ci sono anche città intermedie, distretto, che sono calamite, capaci di magnetismo, come Ortona, come Vasto, come Lanciano, ma Ortona soprattutto, perché ha gli strumenti per essere una specie di capitale dello spingimento economico, grazie a che? Non al fatto che D'Annunzio l'abbia eletta questa città, ricevendo in cambio un'elezione al Parlamento, ma perché qui c'è il porto, e il porto di Ortona è il porto regionalista. Dire questo non significa ogni sei mesi fare un convegno, consumare un po' di crodini e stringere un po' di mani. Riconoscere che Ortona è la città del porto regionalista significa concepire con la mente e con le norme, con le procedure, con le decisioni, che nasca per esempio a favore del porto di Ortona un'autority portuale. Che cos'è l'autority portuale? Non è un trono, prima di tutto. L'autority portuale è la certezza di un servizio, di una funzione, che consenta al porto di Ortona, primo, di funzionare, secondo, di non essere legato alle stagioni, alle precipitazioni, all'accumulo dei fondali che magari abbassa la capacità di pescaggio del porto. Se c'è una funzione che si fa carico della manutenzione del porto, della promozione del porto, della conduzione in avanti del porto, allora il porto fa le uova, produce risultati, consente l'arrivo delle navi, consente l'arrivo di flussi di merci, flussi di persone, flussi di economia, flussi di relazioni. È su questo che si costruiscono le grandi città attrattive. Vedete, voi sapete, molti di voi lo sanno, ho lavorato nel Molise per 30 mesi indimenticabili, non perché avessi un albergo segreto nel quale facevo chissà che, indimenticabili perché ho fatto un bel lavoro alle dipendenze dell'ANAS, mi sono occupato di infrastrutture, ho conosciuto il vescovo di questa città che è Campobasso, che è un formidabile vescovo, ho conosciuto anche delle chiese bellissime, c'è una chiesa che ospita la Madonna della Strada, per me che lavoro all'ANAS, insomma, è francamente il massimo del concepibile. Bene, nel Molise a Campobasso c'è un sindaco che si chiama Gigi Di Bartolomeo, il quale ha affermato che nella sua città servirebbero più cittadini per fare in modo che la città si ingrandisca, e con l'ingrandimento della città, con più cittadini, lui è sicuro di togliere la neve laddove ci fossero le precipitazioni atmosferiche invernali, perché c'è una norma del 48, lo dico ai sindaci presenti, mai abrogata, che consente, in caso di particolari gravità, di precettare la forza fisica dei cittadini maschi. Quella idea di grandezza a noi non interessa, lo dico qui, che non dovrebbe interessare neanche il Molise, ma non interessa neanche la vicina città di Pescara, nella quale alcuni straccapiazze del Consiglio regionale hanno immaginato che quello che serve all'Abruzzo è di gonfiare la pancia di Pescara
per fare Pescara dotata di 400.000 cittadini. È un concetto vecchio di 30 anni fa, quando davvero Pappagone aveva i baffi e mai se li faceva. Adesso serve una città non con tanti abitanti dentro le mura, come se dovessimo fare la guerra. Serve una città che dentro di sé accolga i flussi, gli spostamenti, le relazioni, determini l'andata e la venuta di persone, di merci, di idee. Ha bisogno di infrastrutture una città per essere grande, non della costrizione anagrafica che si gonfi a livello della pancia di quella città. Mannaggia gli straccapiazze che sono finiti in consiglio regionale. Noi abbiamo bisogno di una classe dirigente che è capace di vedere lontano e di occuparsi del porto di Ortona, anche se io sono diretto a Marompello, perché se Ortona ha un porto funzionante con un'autorità portuale insediata ad hoc, e poi vediamo come si fa, con un piano regolatore che viene portato a termine senza balbettii, senza incertezze, senza stranezze comportamentali presuntuose. Insomma, il piano regolatore stabilisce qual è la sagoma della grandezza di suolo che serve e quali funzioni noi vogliamo per questo porto, e poi affidandolo a chi per quanto riguarda la promozione successiva. Ma come fa? Voi avete uno dei più bravi comandanti di capitaneria d'Europa, fino alle settimane nelle quali lui rimarrà qui, Giovannone. Io, se avrò la possibilità di ricercarlo, di averlo, diciamo, al servizio della istituzione che mi vedrà eletto, gli farò le coccole, perché è straordinariamente bravo. È il più bravo di quelli che ho conosciuto, e ne ho conosciuti tanti. Magari Pescara avesse uno bravo come lui. Bene, ma al di là della bravura di Giovannone, che è il vostro comandante della capitaneria, gli oli esausti delle attività già in esercizio attualmente al porto di Ortona, che fine fanno se non c'è un'autority che si occupi di questo? La pulizia del porto, l'abbellimento, la gestione, la vendita delle opportunità, chi è che è responsabile di questo? Se non ci sono funzioni, se non ci sono piani, se non ci sono progetti, se non ci sono ambizioni strutturate, la Regione Abruzzo, che noi metteremo in vita il 26 di maggio, si occuperà di questo, ma non da salto in banco, estemporaneamente. Questa sarà la seconda, la terza priorità abruzzese, dopo la ricostruzione dell'Aquila, perché dal cantiere dell'Aquila dovrà nascere il più grande cantiere d'Europa, che servirà anche le vostre imprese. Faremo la legge regionale obiettivo e poi ci occuperemo del porto di Ortona. Finalmente daremo le ali al porto di Ortona, le ali. Poi ci occuperemo dell'aeroporto d'Abruzzo e poi ci occuperemo del dossier ferroviario dell'Abruzzo. Noi siamo l'unica regione d'Italia ad avere le zone industriali non connesse ferroviariamente. Per cui la produzione si fa, e la produzione che si fa non può andare al mondo, perché non ci sono le strutture che conducono al mondo, salvo l'acqua di cui è dotata il porto di Ortona e anche il porto di Vasto, con le incertezze che però ho cercato di tratteggiare. Noi dobbiamo fare in modo che Ortona venga anche riaiutata ad essere la città della cultura. Dico una cosa coraggiosa, e lo dico da sindaco di Pescara votato e rivotato: se mi ricandidassi mi voterebbero 10 volte di più. Il teatro di Pescara è il teatro di Ortona e di Chieti. Questa è la visione di cui ha bisogno uno sguardo ampio sull'urbanistica, sulla vasta area. Perché noi abbiamo in mente, davanti agli occhi, un sistema conurbato che comincia da Giulianova, passa attraverso Pineto, Montesilvano, Pescara, i comuni dell'Interland prima di arrivare a Chieti, e poi si conclude a Ortona. Non a caso l'armatura viaria della gomma lega questo sistema. L'asse attrezzato, quando è nato, è grazie al porto di Ortona che è nato. L'asse attrezzato per il codice della strada è una infrastruttura che lega il rettangolo che comincia da Chieti e si conclude a Pescara e lo conduce al porto di Ortona. La variante all'abitato di Pescara-Francavilla deve arrivare a Ortona. Ne abbiamo fatto solo il 33% di quello che dobbiamo fare, e poi dobbiamo mettere mano al ferro.
in maniera tale che ci sia tutto un sistema di velocità e di facilità. Ma tutto questo lo deve fare la regione, non lo deve fare il sindaco affannato dai cittadini com'è per ordinamento, lo deve fare la regione dall'alto della sua distanza, contando sulla lontananza dalle emergenze che mai riguardano un presidente di regione o un governo di ministri regionali come sono gli assessori regionali. Io questo non solo ve lo faccio prefigurare, ve lo faccio toccare con mano, ve lo faccio inaugurare, ve lo consegneremo in esercizio e diventerà grande parte della produzione di PIL, di ricchezza di questa regione, la piena messa in esercizio delle strutture che qui ci sono. Voi avete a Lanciano un'altra grande infrastruttura che oggi è soltanto una intuizione giuridica e societaria, che è la Sangritana. La holding ferroviaria di Moretti e di Barbara Morgante, che è abruzzese, la numero due dell'holding ferroviaria, ci suggeriscono di fare in modo che la Sangritana diventi il soggetto erogatore dell'offerta ferroviaria dentro le mura della nostra regione, del Molise e del Marche. Davanti a questa scelta di campo che fa anche la holding ferroviaria, noi non possiamo rispondere con i singhiozzi. Noi dobbiamo rispondere con i provvedimenti, con le scelte di campo, con le realizzazioni, con le determinazioni programmatorie. Dobbiamo fare accadere fatti in maniera tale che l'offerta ferroviaria interna venga soddisfatta da Sangritana. E Sangritana, imparando a fare questo, cresce, si struttura e diventa un'agenzia anche economica importante, che forma bravure, che dialoga con l'università, che genera nuovi profili lavorativi. Ma se no, lo sviluppo di una regione come nasce? Con le cooperative di quel ragazzo più o meno dinamico che sta a Teramo che si chiama Gatti? Come nasce? Con la pretesa degli sfondamenti alberghieri, che cosa nasce? Il futuro di una regione nasce dalla conduzione in maniera avanzata di tutte le opportunità che ci sono. Qual è la regione che io ho in mente di consegnarvi, cari cittadini che siete qui? In 1800 giorni di governo, in 60 mesi che si apriranno dal 26 di maggio del 2014, la regione che noi edificheremo è la regione più facile d'Europa, facile nell'utilizzo della banca del tempo. E qual è la banca del tempo? Non è quella della solidarietà, la banca del tempo è quella della velocità della risposta a chi vuole investire. Se tornerà la San Carlo Patatine a dire che vuole investire 300 milioni di euro in Abruzzo, non accadrà più il balbettio, ma insomma, mo vediamo. Faremo come si fa nell'Illinois, nel Texas, in Baviera, in Catalogna. Vieni, dimostrami che lo fai davvero l'investimento, fammi misurare la ricaduta occupazionale che c'è e ti do quel sito adesso, ti do tutte le autorizzazioni adesso. Per fare questo c'è bisogno di potere da utilizzare ed esercitare, c'è bisogno di non nascondersi, c'è bisogno di non parlare in terza persona della responsabilità che uno ha, c'è bisogno di avere la contezza della propria competenza, della propria responsabilità, della propria funzione, c'è bisogno di sapere la gravità della situazione. Vedete, nella notte dei tempi, a capo delle amministrazioni è stato messo un eletto. È un eletto che sta a capo della regione, di un municipio, ieri anche di una provincia. E perché c'è l'eletto? L'eletto dal popolo è colui il quale ha una tale motivazione che anche davanti alla difficoltà osa, va avanti, non si ferma. La motivazione che viene fornita da un contratto giuslavoristico si ferma ad un certo punto. La motivazione del legame con la fonte elettorale è una motivazione resiliente, resistente. Io ho aperto il Tribunale di Pescara, nonostante che non avesse l'agibilità, perché sapevo o si apriva ed entrava in funzione, altrimenti si danneggiava come quello di Torino e di Napoli, a 30 anni di vita già dalla fine dei lavori di cantiere, perché non hanno trovato nessuno che lo rendesse agibile. A me avevano detto che dovevo togliere 132.000 piastre perché curvate dal sole. Avrei dovuto togliere quelle piastre, mettere un'armatura dietro e rimettere le piastre. Costi faraonici.
Io mi sono assunto la responsabilità del certificato di collaudo parziale, che non esiste, però sta funzionando. E poi il Palazzo di Giustizia, dove io sono stato giudicato per 53 volte assolto. Lo voglio precisare, non è che lo dico perché avrei preteso captatio o benevolenze, lo dico perché tra i compiti di un decisore c'è anche di mettere in efficacia un meccanismo di quel tipo, che magari può anche colpirti, come è giusto che accade in una società liberal democratica. O una scuola, o il superamento di una frana. Tutto questo lo fa bene un eletto del popolo, lo fa con minore motivazione uno dell'apparato e della struttura. Qui ci sono sindaci bravissimi, io davvero ho stima per quelli che in prima fila si fanno carico delle emergenze in una stagione come questa, dalle incerte risorse finanziarie e dalle certissime responsabilità anche personali. Allora è una regione la più facile d'Europa, che dica facilmente e velocemente di sì a chi vuole investire, una regione che faccia una rivoluzione radicale. È presente qui il bravo segretario regionale della CISL Trasporti, parlo con te anche per parlare col tuo omologo della sanità. Una regione che faccia la rivoluzione della sanità e del welfare, vediamo che rivoluzione. Non ci sarà più bisogno, per immaginare una progressione in carriera, che uno debba scegliere il giusto ristorante a Teramo, col giusto commensale, col giusto orario pomeridiano. L'importante è fare bene il suo lavoro, come lo fa benissimo un vostro concittadino acquisito onorario, che è Ettore Cianchetti, primario di senologia di Ortona, che va tenuto in vita come una luce. Invece mi dicono che lo stanno rimpicciolendo, rendendolo destinatario di dispetti, di piccoli lividi. Noi in Abruzzo non abbiamo bisogno di altre senologie, ma arrivo a dire che con il patto che faremo con Molise e Marche, lui, con un'organizzazione adeguata di persone e di tecnologia, deve essere la fonte di erogazione di diagnostiche e di prestazioni anche su misura della domanda di salute di altre regioni. Questo significa pensarla in maniera moderna e poi farle le cose. Così come dobbiamo riconoscere che c'è una straordinaria bravura in oculistica a Chieti, o anche a Pescara, in neurochirurgia all'Aquila, ma anche a Teramo, in pneumologia a Chieti con Fernando De Benedetto, che è bravissimo. Noi non dobbiamo costruire una regione che fa le fotocopie dovunque, portando tutto dovunque. Noi dobbiamo organizzare l'innalzamento a livello dell'eccellenza delle strutture di erogazione dei servizi destinati alla sanità, facendo in modo che in Abruzzo una diagnostica sanitaria sia facile. Il più alto numero di raccomandazioni che io ricevo è per la diagnostica sanitaria. Ieri da sindaco ricevevo un altissimo numero di richieste per le collocazioni cimiteriali. E lì l'abbiamo risolto poi a Pescara, facendo in modo che i cimiteri diventassero davvero, come per Ugo Foscolo, il luogo della pace eterna, anche lì da facile accesso. Ma noi dobbiamo fare sì che la diagnostica sia facile, non più 40-45 mesi. È finita la diagnostica, secondo il rapporto il 50% di chi si fa diagnosticare poi ha bisogno dell'intervento da acuzie o dell'intervento puntuale medicale ad alta densità di dedizione. Noi dobbiamo fare in modo che lì scatti in automatico quello che serve alla persona, cioè mettendo in campo una cosa che assomiglia allo sportello unico sanitario. Questo lo può fare una regione come l'Abruzzo, perché siamo pochi, utilizziamolo il fatto che siamo pochi, siamo una città-regione. Qui ci possiamo divertire a organizzare il meglio sempre di più per i nostri cittadini. Sapete che cosa è mancato in Abruzzo in questi anni? Io lo voglio riconoscere, lo dico al sindacalista bravo presente, che credo non abbia mai partecipato a quei ripetuti pomeriggi trascorsi anche in compagnia dei Crodini, dove si parlava più o meno dello sviluppo e del patto dello sviluppo. 5 anni per fare riunioni, francamente, sono troppi. Ma lo dico a lui perché lo assumo come interlocutore. Noi dobbiamo fare in modo che in Abruzzo si riempia il vuoto che c'è stato. In Abruzzo i medici sono bravissimi. Il personale di supporto dei medici sono assolutamente motivati. La tecnologia l'abbiamo pagata tantissimo, c'è anche quella. Quello che è mancato è l'organizzazione. Io voglio una sanità che chiami a casa dopo l'intervento,
a 30 giorni, a 60 giorni e chieda come stai, come va, hai difficoltà di deambulazione. Io ho visto questo nella sanità veneta, Vincenzo, al Borgo Trento di Verona, dove c'è una straordinaria neurochirurgia. Il capo dipartimento non è quello che è andato più volte a cena con l'assessore regionale, il capo dipartimento è quello che ha combinato in alto tutte le competenze prossime per determinare quella performance di bravura, e lui organizza in maniera tale che poi, dal dove si è avuta la prestazione di amicizie, arrivi la telefonata a casa per sapere come sta il paziente. Ma quando il cittadino ottiene questo livello di premura, secondo voi a votare ci va o no? Partecipa o no? Odia o ha amore per la democrazia della sua regione? Ci crede o non ci crede alle istituzioni? Guardate, io non credo che l'Italia e l'Abruzzo abbiano una grande voglia di parolacce, e non credo che il voto che è stato regalato a quelli che stanno a dire solo le parolacce abbia prodotto chissà quale cambiamento in questi lunghissimi 12 mesi. Io credo che gli italiani e gli abruzzesi vogliano di avere istituzioni che producono servizi, che producono opere pubbliche, che producono studi e opportunità di formazione all'altezza, un welfare sanitario adeguato, sicurezza, concordia, pacificazione. Noi di questo dobbiamo essere capaci in Abruzzo. Io ho un grande amico che ha 84 anni, quindi non ha l'estraneità che va di moda adesso. Si chiama Piero Bassetti, è quello dei Bassetti Lenzuola. Devo stare attento a parlare, diciamo, di tutto ciò che ha a che fare con l'intimità anche della copertura corporale, perché può essere materia delicatissima. Piero Bassetti mi dice, mi aiuta molto con le sue idee, mi stimola a pensare mondo a favore dell'Abruzzo. Beh, lui mi dice, ma lo volete capire che in Abruzzo voi avete un grande punto di forza? Che è la vostra piccolezza anagrafica, vi potete divertire a mettere anche il sughero lungo le strade. È una maniera di dire, 1.320.000 abitanti, davvero noi li possiamo sistemare tutti con le coccole. L'idea di regione che io ho è un'idea di regione che funziona altrove, nelle Marche è così per molta parte dell'economia regionalista, in Catalogna è stato così con Pasquale Maragari, in Baviera, nel Texas, le imprese. Io non voglio arrivare a dire che dobbiamo fare come il Texas, dove un imprenditore che vuole investire sale sull'elicottero, che l'elicottero evoca, diciamo, il volo, e il volo per me, diciamo, è un campo non affrontabile. Sale in elicottero, vede il sito e gli dice: voglio quel sito lì, come un tappeto industriale, si insedia e tutte le autorizzazioni vengono donate come se fossero articoli di stampa. Vengono donate con immediatezza, perché si è fatta la scelta di campo che la produzione di ricchezza non è il problema, è la soluzione alla produzione di ricchezza. Noi questo lo faremo dal 26 di maggio, faremo in modo che in Abruzzo tornino anche i grandi cantieri, negozieremo con Autostrade, con ANAS, con Ferrovie, non cambieremo opinione ogni 6 mesi, perché chi avrà la guida della regione non sarà sottoposto a nessuna forma di ricatto. Non ci sarà uno che sta sopra di me che dirà ti impongo questo, ma non perché io voglio essere prepotente, perché il punto più alto di sintesi è giusto che la faccia l'eletto che ha quel ruolo. Io amavo dire a Pescara che non avevo nessun prepotente sopra di me, ma chi è eletto avendo questa quantità di responsabilità deve essere colui il quale è abilitato a prendere impegni e mantenerli. Io conosco un sindaco che la pensa esattamente come me e glielo riconosco per intero questo. Allora, cari amici, voi dovete sapere che la regione che costruiremo è una regione che si fa giudicare, che costruisce i suoi programmi sulla base di dati, una regione che si fa carico anche di coniugarsi con le università. Io non so se voi sapete che cos'è lo zoo profilattico di Teramo. Immaginate un grande ospedale per il benessere degli animali, per questi nostri compagni viventi che non hanno la fortuna probabilmente di avere tutto quello che abbiamo noi. Bene, un rettore che si chiama Luciano D'Amico, un po' teatino, un po' pescarese, fa il rettore a Teramo, è un dono di Dio quel rettore. Ha messo in piedi un'eccellenza mettendo insieme università e zooprofilattico. Alla domanda
che si può porre lontano chilometri dall'Abruzzo, a che serve l'Abruzzo, una parte della risposta arriva da terra. In Abruzzo c'è un'alleanza tra università e zooprofilattico, per cui se tu vuoi fare in modo che gli animali stiano bene laddove hanno incontrato la patologia, devi andare lì. Noi dobbiamo immaginare una serie di risposte, di servizi, di strutture irripetibili che consentano di rispondere alla domanda: perché venire in Abruzzo? Che cosa c'è qui di irripetibile? C'è di sicuro la qualità della vita, la qualità dell'aria, e la dobbiamo difendere da attacchi che non fanno bene all'Abruzzo, all'Abruzzo del turismo, all'Abruzzo dell'agricoltura, all'Abruzzo della sua originalità e della sua bellezza. Tutto ciò che deve essere sviluppo, deve essere uno sviluppo che sia coniugato compatibilmente con ciò che ci ha donato Dio. E anche questo tipo di verifica si può fare velocemente. E la risposta deve essere netta, però noi dobbiamo andare alla ricerca di quello che ci sta a cuore e che ci preme. Noi dobbiamo essere capaci in questa regione di fare in modo che i ragazzi, i nostri ragazzi, possano decidere di vivere qui. Io oggi sono stato a Guardia Grede, ho pranzato con alcune imprese che mi hanno dichiarato che mi vogliono aiutare da tutti i punti di vista. Io gli ho detto che mi interessa prevalentemente il voto e le idee. Loro mi hanno detto: no, ti vogliamo aiutare anche sul piano organizzativo. Ho detto: ad una condizione, che poi mi permettiate di rivelare che cos'è che voi fate per me, dalla cena al sostegno di qualsiasi altro tipo. Bene, mi hanno detto loro: tu, caro D'Alfonso, ci devi aiutare a continuare a consentire ai ragazzi della nostra cittadina e anche dei comuni limitrofi a garantire loro di poter vivere qui come è successo ai nostri avi. È straordinario questo patto. Ecco, una regione bene governata consente anche questo. Il suolo sotto il quale sono sepolti i nostri avi deve essere lo stesso suolo sul quale vivono i nostri nipoti. Questo il potere, se viene usato bene sulla base di progetti, lo consente. Gaspari, Natali, Emilio Mattucci, un gigante di nome Egidio Marinaro, socialista di Terni, personalità della sinistra abruzzese come Tom Di Paolo Antonio, alcuni bravissimi parlamentari come Graziani, come Staniscia, Giovanni Legnini nella contemporaneità, ma parlamentari di lungo corso tipo Spallone di Avezzano, hanno configurato una regione che accogliesse dentro di sé tutti quelli che c'erano e tanti altri che ci potrebbero venire anche a studiare. È così che sono nate le nostre università. Noi avremmo potuto scommettere sull'andata a Roma o sull'andata ad Ancona. Invece la classe dirigente del passato, anche il sindacato, hanno voluto che qui nascessero le università come luoghi di spingimento anche delle idee. E sulle idee noi abbiamo le ragioni dell'Abruzzo, sulle idee noi vogliamo essere preferiti. Io credo che nei prossimi 90 giorni che restano di qui alla fine della campagna elettorale sentirete di tutto, attacchi di ogni tipo, soprattutto perché ci sono io in pista. Nel 2005 hanno fatto l'impossibile per non farmi candidare inventando una legge anti-sindaci che poi era contro di me, tant'è che un bravo giornalista la denominò la legge anti-D'Alfonso. Poi dei miei avversari che hanno sempre perso contro di me, perché io grazie alla democrazia degli abruzzesi ho sempre vinto, aiutato anche da amici speciali tipo Camillo D'Alessandro e da altri che nel corso degli anni hanno voluto darmi una mano, al di là del rapporto di età, tanti cittadini che sono anche in platea, e adesso ne trovo ancora tanti che mi vogliono dedicare cuore e cervello. Bene, questi amici che hanno provato a battermi sono sempre usciti battuti, poi hanno pensato di abbattermi, proprio come di determinare una specie di mortalità momentanea. Anche su questo ci siamo organizzati. Hanno sollevato temi da ogni punto di vista, mi hanno sottoposto ad un livello di accertamento che francamente ho diritto oggi al bollino blu. Ho ricevuto qualcosa come 53 assoluzioni che mio figlio dice somigliare ad un'approvazione. Però io quello che voglio è che l'Abruzzo abbia in questi 90 giorni di campagna elettorale, anche con il cittadino che ha parlato prima, un livello di competizione che produca le idee, la prefigurazione della realtà migliore, perché voi dovete essere messi nella condizione di giudicare, di misurare, di valutare, di verificare se le cose dette sono state fatte.
Io oggi ho il diritto di parlare, di programmare, di prefigurare, di progettare, di dire che farò. Fra 60 mesi ho l'obbligo di dire cosa ho fatto e di esibire le fotografie. Io vi rivelo oggi che nei 4 mesi dopo il 26 di maggio noi acuiremo, preciseremo gli obiettivi in maniera tale che voi lo possiate appuntare sulle vostre agende. Nei 52 mesi successivi noi adotteremo i provvedimenti senza dedicare mai un giorno a fare pace, a fare accordi, a fare tavoli che mettono d'accordo i litigi, né toglierò mai un giorno per coltivare il desiderio individuale, perché per quello ci sono anche altre stagioni della giornata. I mesi restanti, i 4 mesi restanti, verranno utilizzati per far vedere all'Abruzzo dei 305 comuni, delle 500 piazze dell'Abruzzo, che cos'è che abbiamo combinato. Con questo spirito vengo a dirvi: aiutateci, sentitevi candidati anche voi, e così che si può. Quando non è candidato solo il candidato, ma sono candidati tutti quelli che hanno a cuore la stessa idea di Abruzzo. Io una cosa vi rendo certa, indiscutibilmente certa, che l'Abruzzo del 2019 sarà 100 volte migliore dell'Abruzzo che abbiamo oggi davanti ai nostri occhi. Sarà più bella questa regione, più veloce, più facile, più premurosa. Ecco perché vi dico, il 9 di marzo andate a votare. Buona serata. Grazie a tutti voi, ringrazio gli assessori presenti, Gianni Cola, l'assessore Radicale, poi Lina Martesani, Ferro, Buttari, Sicchio, Cristian Gove, Tucci, Menicucci, insomma tanti che siete qui. Grazie tante, grazie.